certa, hai qualche difficoltà. Difende le sue ordinanze, non ci sta a fare polemiche, si appella al senso di responsabilità dimostrato dal Veneto. Luca Zaia, presidente della regione, ribadisce l'opportunità di allentare un po' la morsa della quarantena alla luce delle restrizioni del DPCM che entrerà in vigore il 4 maggio. Un provvedimento che di fatto non riapre il paese, anche sembra, sulla base di un report segreto dell'Istituto Superiore della Sanità, di cui Zaia dice di non sapere nulla. Non ve lo so dire, ma abbiamo scoperto un nuovo strumento durante questa crisi, che sono gli studi segreti. Allora, io ti faccio una domanda. Può essere che uno studio possa essere secretato per tutta una serie di motivazioni, no? Il che non vuol dire che bisogna negare ai cittadini l'informazione, ma ci possono essere anche dei temi che vanno affrontati per non dar vita a panico. Però mi dovete spiegare per quale motivo, se così fosse, i responsabili della sanità per legge, che sono i governatori, non ne sanno nulla. Cioè, se io allestisco 1000 terapie intensive e tu c'hai lo studio segreto che dice che ce ne vogliono 10.000, se me lo dici, non dubitare della mia capacità, dimmi che ce ne servono 10.000, ma c'è anche qualcuno in grado di metterle in piedi 10.000, no? E quindi non si capisce, non vorrei forse sempre, no, come si può dire, la coperta che sposti da un posto all'altro per coprire, è sempre corta. E vedo che adesso va di moda che c'è lo studio segreto e abbiamo un dossier pronto per qualsiasi evenienza. Non te lo so dire. E guarda, io massimo rispetto della comunità scientifica, non banalizzo nulla, perché penso che sia fondamentale anche per i cittadini capire che stiamo giocando con la morte, nel senso che non è che il virus è una roba, però è pur vero che continuo a vedere nei quotidiani la classifica dei contagiati per regione. Secondo me è inutile, tu non puoi paragonare i contagiati che ha il Veneto con 320.000 tamponi con quelli di qualche altra regione che deve ancora iniziare a fare tamponi. Mi spiace che il ministro Boccia si riferisca in questo modo, perché essendo un membro di governo, un componente importante del governo, fra l'altro colui che tiene il rapporto con le regioni, avrebbe dovuto prima evidenziare che noi abbiamo votato tutto quello che il governo ci ha proposto. Non si ricorda mai nessuno, ma le regioni hanno votato tutti i provvedimenti del governo. Siccome c'è l'intesa, per evitare di fare cagnara, anche se alcune cose non passano. Quindi c'è stata totale solidarietà da parte delle regioni. Poi dico che lui dice, chi mette a repentaglio poi ne pagherà il conto. Ricordo che il governo ha l'obbligo della vigilanza, per cui se è convinto che qualcuno mette a repentaglio la salute dei cittadini, e magari noi non ce ne siamo accorti, il governo ha l'obbligo di intervenire impugnando anche le ordinanze, ma lo fa per il Veneto, lo fa per la Toscana, per l'Emilia Romagna, per le Marche, per il Lazio, per il Piemonte, per la Liguria, per tutti quelli che hanno fatto. Perché qua non si va a colore politico, si va a ordinanza. Non cerco visibilità, mi interessa amministrare per la salute di tutti, dice, evidenziando come autorizzare le camminate da soli nel proprio comune dotati di mascherina non possa comprometterla, anche se ricorda che il contagio può essere sempre dietro l'angolo. Mascherina obbligatoria sempre per il presidente del Veneto, mentre nel DPCM del governo è solo vivamente consigliata. Prevarrà che se io esco di casa mi metto la mascherina, nel senso che Io trovo assurdo. Allora, se dovessimo fare una sintesi di questa storia, è la mascherina, o no? Basta. Vuoi vivere, devi mettere la mascherina. Vuoi fare la roulette russa con la tua vita, gira senza. Il problema è che non lo puoi fare perché metti a repentaglio anche la vita degli altri. Perché purtroppo in questo caso la scelta non è individuale ma è collettiva. Per cui quelli che sono allergici alla parola obbligatorio sappiano che questa qui è come una profilassi. Cioè, purtroppo è di comunità perché coinvolge tutti noi. Dispositivi, distanziamento, igienizzazione, elementi essenziali perché possano riaprire in sicurezza tutte le attività per non creare differenze ingiustificate. E annuncia Zaia una circolare che autorizza la togliettatura degli amici a quattro zampe. Il rischio multa in questa fase non si può escludere, ma Zaia si appella al buon senso di chi controlla.